C'è un detto che dice: "Ca di fa a do die?" Sarebbe: cosa devi fare, dove devi andare, cioè devi rimanere a casa. Però io no, non ci sto, quindi io faccio quello che voglio e sono felicissima. 25 anni fa ho iniziato con i colori dei capelli. Man mano che passavano gli anni ho colorato sempre di più e quindi adesso sono arrivata ad essere tutta colorata come sono io. Mi chiamo Marcella Di Pasquale, ho 64 anni. La mia passione per il canto è innata da quando ero piccolina. All'età di 13-14 anni, con una mia amica, abbiamo fatto un duo perché era uscita Raffaella Carrà con il Tuca Tuca e quindi noi ci chiamavamo le Maghelle. Mi piaci. L'estate mi sono fidanzata e a fine estate ovviamente lui mi ha detto che comunque non gli piaceva che io andavo sui palchi ad esibirmi. Sognava ad occhi aperti che lei sarebbe piaciuto molto fare una vita da star internazionale. A 53 anni, siccome la passione del canto c'è sempre stato, quindi mai tolta dal cuore, mai mi sono comperato le casse, i microfoni e il mixer. Prova. Sì. Prova. Canto una canzone di Loredana Bertè, gli metto un cappello. Sta cosa un po' di colore fucsia qua, magari vedi un po' di sostituire con un colore più appropriato. Canto una canzone di Tina Turner e mi metto gli occhiali che luccicano. Lui non mi consiglia. Mi preferisco da sola. Mia figlia è lei che mi stimola, mi incita molto. E mio figlio questa cosa proprio lo manda in bestia, non gli piace. E mi dice: ma tu non puoi cantare normale? Me ne hanno dette di tutti i colori. Però io sono così e quindi a me nessuno mi può cambiare. Sono felicissima di essere così. Marcella, ciao, wow, Antonella. Che bei colori che hai in che testa, piacere. Nel cuore. Io amo i colori, amo anche le donne di carattere, combattive come te. Che piacere conoscerti. Piacere mio. Senti, combattiva perché tu hai avuto un marito che insomma non era proprio contento che tu cantassi. Come ti diceva in dialetto? Ca di fa a do die? Cosa devi fare? Dove devi andare? E quindi? Devi stare a casa. E tu invece? Io invece sono stata a casa. Come? Con questi capelli, con questi colori sei stata a casa? Sì, purtroppo sì. E allora credo che tu sul palco devi tirar fuori tutti i colori, non solo che hai fuori, perché quelli sono evidenti, ma anche quelli che hai dentro. Certo, perché io se li ho fuori, tanti ne ho dentro. Bene. Quindi, allora, benissimo. Vai. Ciao, grazie, Antonella. Ciao. Grazie, ciao. Marcella. Ciao. Arnalegesta mida, come una calamita, finché la barca va. Mai sentita la canzone Finché la barca va, però neomelodica? No. La bascia l'andavane. Ah sì? L'hai fatta tu? Sì, sì. No, non è vero. Fatta Ciccio. Mi piacerebbe tanto che mi regalassi le tue scarpe, ma non per mettermele. Io c'ho la collezione delle scarpe. Mi piacerebbe trovarle sono in testa. Sono importabili, ce ne sono alcune che sono importabili. Hanno un tacco vertiginoso che il piede sta così e mi sento cadere in avanti, quindi sono importabili. Ma quante paia di scarpe hai? Ma forse 800, non so. Più di 1000 piedi? Sì, tante. Una donna. È una donna. Hai tacchi. Tacchi, sì. Tacchi. Oh, può avere anche gli stivaletti. Guarda che bella, è tutta colorata. Mi sono scordato di te, come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è, lei era bella però. Un tuffo
eppur mi sono scordato di te. E gamba? Non l'ho detto di no. Ti ho fatto piangere tanto perché io sono brutto, lo so. Un tuffo dove l'acqua è più blu. Per i maschi di famiglia, eh sì, viva le donne! Disperazione nasce da una distrazione, nasce da un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Brava, brava, grazie. Ciao, buonasera, come ti chiami? Marcella Di Pasquale. Marcella. Vengo da un paesino, Torrevecchia Teatina, provincia di Chieti. Ho 64 anni. Ma che meraviglia! Grazie! Meraviglia. Marcella, hai sempre fatto questo lavoro? No. No, che peccato. No, perché sono stata ostacolata da due persone. Vai. Mio marito e mio figlio. Ah. E adesso ti sei liberata di tutti e due. L'hai fatti fuori. Bravo. E invece siamo girati tutti. E adesso, stando qui sul palco di The Voice Senior, è la mia rivincita. Brava. È dedicata a loro. Brava. Brava. Brava Marcella, brava. Brava. Grazie. Perché hai detto che ti hanno interrotta, ma... Prima cosa facevi? Allora, io ho fatto per 50 anni la parrucchiera. Ah, si vede? Si vede. Si vede. Si vede? Sì. C'è l'arcobaleno in testa. Sì, ho messo tutto perché io sono colorata dentro. Oh, e fuori. Brava, brava, brava. Brava. Secondo me tu staresti bene con tutti quei colori. No, no, io amo un colore solo. Noi figli di Loredana siamo azzurri. Sì. Come il Napoli. Come il Napoli. Come il Napoli. Bravo, fratello. Io ti vorrei... Guarda, mi sono girata anch'io subito. Adesso... No, la prima sono stata io. Ah. Adesso scegli tu. Siamo tutti qua per te. Tutti ai tuoi piedi. Clementino, Clementi. Vieni con me, vieni con me. Lui allora, è un rapper, aspetta. Tu hai una bella Ragazzi, voce, aspettate. Devi venire con me che ti farò cantare alla grande. Allora facciamo un attimo le arringhe, facciamo le arringhe tutte e quattro. Vai. Ok, una volta fatta la ringa. Ma fai proprio bene la ringa. Che la ringa. Sembra un avvocato. Io mi farei tingere i capelli da lei. Esatto. Dici? Io sì. Con me sarai da Dio, guarda. Marcella, deciditi. Sì, allora io voglio... Voglio conoscere la sua musica e quindi scelgo Clementi.